Il secondo episodio è stato pieno di affermazioni sulla relazione della coppia con la regina e la famiglia reale in generale, ma molte sono state rapidamente contestate da fonti anonime. Durante l'esplosivo documentario Netflix di Harry e Meghan, il secondo episodio si è concentrato principalmente sulla relazione della defunta regina con la coppia e il resto dello studio, ma le loro affermazioni sono state fortemente confutate. Molti dei punti sollevati dalla coppia sono stati direttamente contraddetti dalle dichiarazioni di aiutanti e commentatori reali nelle settimane successive all'uscita del documentario. Una di queste affermazioni era che la regina era stata messa da parte nel processo decisionale chiave per la famiglia reale. Più specificamente, il principe Harry ha sostenuto di non essere stata coinvolta nella decisione di non consentire a lui e Meghan di godere di una situazione metà dentro e metà fuori riguardo ai loro doveri reali. Dipingendo un quadro oscuro dei loro disaccordi familiari, Harry ha detto che William gli aveva urlato e urlato. Nel frattempo, ha detto il principe, la regina si era semplicemente seduta in silenzio e ha assorbito tutto. Punto. Il duca di Sussex ha continuato a insinuare che gli aiutanti gli avevano impedito di vedere sua nonna nel 2020. Ha detto che la regina gli aveva detto al telefono che era libera tutta la settimana per incontrarsi. Tuttavia, Meghan ha detto che poi, all'ultimo minuto prima del loro viaggio, hanno ricevuto un messaggio che non avrebbero potuto vederla affatto. Quando Harry chiamò personalmente la regina per vedere cosa fosse successo, lei gli disse che gli assistenti l'avevano informata che era occupata tutta la settimana. Tuttavia, gli aiutanti reali hanno fortemente confutato l'idea che la regina non fosse più un decisore chiave nella famiglia reale. Fonti hanno detto al Sunday Times che anche nei suoi ultimi anni, la regina è rimasta acuta come una virata e ha continuato a essere il principale decisore della monarchia fino alla sua morte. Hanno anche suggerito che l'affermazione di Harry secondo cui la regina non era dietro la decisione di rifiutare i desideri di lui e Meghan, era per proteggersi dal dover ammettere che lei non era d'accordo con lui. Tao tu le salita.